Cari amiche e cari amici, ben ritrovate e ben ritrovati nuovamente nella mia umile dimora. Oggi ho appena finito di pranzare dopo il video che ho fatto poco fa, cioè un'ora fa circa, sul riepilogo di questa settimana. Voglio parlarvi di questo fumetto, diciamo, del secolo scorso perché, come avrete sentito, se avete visto il video che ho fatto ieri sera insieme al mio amico Francesco, uno di voi, che probabilmente magari non è neanche iscritto, ma che comunque guarda i miei video, ha chiesto ripetutamente a Francesco, essendo lui, conoscendolo in quanto si tratta di una persona che gestisce un'edicola di giornali e ovviamente vende anche fumetti, ha chiesto di parlare di questo personaggio a lui a quanto pare molto caro, e mi ha fornito mi ha fornito tramite Francesco uno dei suoi albi. E io, il personaggio di cui stiamo parlando, è il piccolo sceriffo. Io ovviamente è un fumetto che non ho mai letto, ma neanche lontanamente, quindi non ne saprei parlare in maniera specifica. Però ho cercato di documentarmi, ho dato un'occhiata all'albo che lui mi ha così gentilmente fatto pervenire, e magari adesso lo sfoglieremo un po' assieme per farvi vedere qualcosa, cercando di essere, stai tranquillo, il meno, diciamo, di aprirlo il meno possibile per non rovinarlo. Ecco qua. Questo è l'albo che mi è stato, diciamo, fa che mi è stato fatto pervenire tramite Francesco. Nella fattispecie siamo di fronte a una ristampa, praticamente una delle ultime, se non l'ultima proprio, di questa serie, tant'è che il titolo è, ovviamente Yuri non gli importa del fatto che io sto facendo il video, ecco, stavo dicendo. Come potete vedere, la serie, il titolo è Il piccolo sceriffo Old America, ecco. Tant'è che, a quanto pare, mi salta subito agli occhi che, diciamo, viene messa quasi in evidenza, nonostante ci siano i tre personaggi, diciamo, in primo piano sulla cover, ma ben in evidenza sull'intera cover campeggia la bandiera degli USA. E questo titolo, Il piccolo sceriffo Old America, questa è una cosa che salta un po' subito agli occhi per quanto riguarda quest'album, che è il numero 9 di una serie, da quello che mi pare di aver letto, perché scusate, ma io devo documentarmi per forza anche mentre sto facendo il video, perché non sapevo nulla di questo fumetto, e quindi non vorrei dire delle castronerie. Anzi, vi consiglio vivamente di documentarvi, se siete interessati, sulla pagina di Wikipedia, perché è molto ben fatta e molto ben precisa per quanto riguarda questo albo a fumetti. Quindi, stavo dicendo, questa ristampa è costituita da ben 21 volumi e uscirono, ne dico, dal 1990 al 1994. Quindi è praticamente l'ultima, credo, a quanto ho capito, ed è quella che a quanto pare è in possesso del follower che mi ha fornito l'albo in questione. Ma parliamo un po' più a fondo di questa serie, perché, documentandomi su Wikipedia, ho scoperto delle cose molto interessanti che io non sapevo. Innanzitutto, di che cosa parla? Qual è il personaggio, diciamo, chi è questo personaggio, il piccolo sceriffo? Trattasi di tale Kit Hodkins, o Hodkins, insomma, bisogna vedere la pronuncia esatta, che, rimasto orfano del padre sceriffo, cattura l'assassino del padre e diviene il nuovo sceriffo di questa cittadina chiamata Prairie Town. I comprimari sono Piggy, la sorella, Lizzie, la fidanzata
no, scusa, sono Pinky, la sorella Lizzie, la fidanzata Flossie, che è figlia di Garrett, e Rocky, un coyote addomesticato. A quanto sembra, in quel periodo, il fatto che di questo coyote addomesticato si chiamasse Rocky ha contribuito a far sì che questo nome fosse dato a migliaia di cani in Italia. Ecco, quindi praticamente questo piccolo sceriffo doveva essere molto molto seguito. La serie, inizia sulla testata a strisce, col titolo omonimo Il piccolo sceriffo, edito dalla Torelli, editoriale editrice Torelli, a partire dal 1984 fino al 1957, l'anno in cui è nato il vostro umile cronista, che già so vecchio io, figurarsi il fumetto, quindi io non potevo conoscerlo, perché la serie originale fu pubblicata, finì di essere pubblicata quando io sono nato, quindi insomma, non è che io imparai a leggere subito appena nato, quindi non. Quindi fino al 57, quando la collana modificò più volte la testata, fino a quando nel 60 la serie di storia del personaggio proseguì prima sulla nuova testata Sceriffo Gigante e poi sull'albo Grandi Avventure, per concludersi definitivamente nel 1966 su un'altra testata denominata sempre Il Piccolo Sceriffo. Comunque, io non ho mai letto, mi ricordavo, ecco, a dirvi la verità, mi ricordavo l'esistenza di questo personaggio, il piccolo sceriffo, ma non avevo mai letto nulla a tal proposito. Quindi, la cosa poi che ho scoperto molto, molto, diciamo, che mi ha lasciato, insomma, un po' così, è che il personaggio esordì su questa serie il 30 giugno del 48. E praticamente è la serie a fumetti, la serie a strisce a fumetti più la prima in assoluto, più vecchia in Italia praticamente. Prima ancora di Tex, che è del 48 sempre, ma il piccolo sceriffo ne precedette l'uscita, almeno dalla documentazione che ho qui di fronte. Le storie sono tutte scritte da Tristano Torelli e Giana Anguissola, e sono tutte disegnate da Camillo Zuffi. Io non vorrei tediarvi con tutte queste notizie. Comunque, per gli appassionati, la collana venne divisa in 10 serie con cambi di formato: prima a striscia, poi a quadrotto, e infine al libretto, e chiuse dopo 847 albi il 30 dicembre del 1965. E avevo 8 anni, cioè, non è che acquistavo tutti questi fumetti. Le prime 5 serie hanno come testata Il piccolo sceriffo. E oltre alle storie del personaggio in questione, cioè di Keith, del piccolo sceriffo in sé, pubblicavano, diciamo, anche altre serie a fumetti e addirittura anche dei racconti in prosa. È incredibile. Dalla sesta serie la testata divenne il nuovo sceriffo e presenta Radar, un personaggio ideato da Franco Donatelli. Poi, diciamo, dalla nona serie la testata diventa definitivamente Radar, e le nuove storie del personaggio proseguono sulla nuova testata Sceriffo Gigante e sull'albo Grandi Avventure, come avevamo detto all'inizio. Nella prima testata vengono editi 18 numeri, dal 63 al 64, che presentano nuove storie del personaggio insieme a ristampe delle prime storie, oltre a quella dei nuovi personaggi italiani. Le nuove storie del personaggio proseguono poi nei numeri pari della seconda testata, con il titolo Kit lo sceriffo, realizzata sempre da Tristano Torelli e Camillo Zuffi, il disegnatore, e pubblicata dal 64 al 65 per 30 numeri, sempre dall'editore Fasani. L'anno successivo, su 4 numeri della settima e ultima serie della testata di ristampe, Il piccolo sceriffo e edita dalla Sapiens, vengono pubblicati gli ultimi episodi inediti del personaggio, concludendo definitivamente la saga. Ecco, questo
mi sono riportato a Wikipedia perché magari ci sono questi appassionati che tengono a questa serie di documentazione. Detto questo, io mi fermo un attimo con la documentazione ricordandovi sempre che questa praticamente è una delle ultime ristampe, il piccolo sceriffo America, tant'è che è dell'editoriale Dardo che pubblicava in contemporanea, diciamo, il piccolo sceriffo, e questo albo, il piccolo sceriffo Old America, viene riportato come supplemento al piccolo sceriffo numero 21, quindi si tratta, sapete, dei famosi supplementi ai fumetti che escono regolarmente. Detto questo, prima di parlarvi di altre cose che ho scoperto su Wikipedia, comincio a mostrarvi, diciamo, l'albo in questione, perché, vabbè, a parte, diciamo, una corposa presentazione. Una corposa presentazione, il cui titolo è L'arte è un'altra cosa, che non sto qui a della quale non sto qui a parlare. A parte poi, cioè, all'inizio vengono mostrate alcune care e gloriose copertine che io provo a mostrarvi cercando di non aprire troppo l'albo per non rovinarlo, perché non voglio fare una cosa del genere. Poi, diciamo, a parte questo. Ecco, il titolo dell'albo è La rude gente dell'altipiano, eccolo qua, vi mostro praticamente questo frontespizio, comunque un bel frontespizio, a me questo formato gigantesco a me non piace tanto, si fa fatica pure a prenderlo in mano e c'è il rischio che si possa rovinare. E vi mostro subito, per farvi capire, la prima tavola che poi è costituita in realtà dalle tre tavole, che sono tre strisce, perché è la ristampa delle strisce che uscivano settimanalmente con 32 pagine, come tutti i fumetti del tempo. Guardate qui a cosa siamo di fronte. Siamo di fronte praticamente più che a un fumetto, a un romanzo, perché praticamente guardate il testo è molto fitto. E giustamente, se uno acquistava il piccolo sceriffo settimanalmente, 32 pagine, ecco, poteva dedicarsi a leggere abbastanza tutto quello che viene riportato, diciamo, nelle locandine, nelle didascalie, nei balloon, insomma, nelle nuvole. Perché a occhio e croce, dall'idea che mi sono fatta, il testo è molto, diciamo, le storie sono molto belle. I disegni, bisogna ammettere che non sono granché i disegni di Camillo Zuffi, sono molto, molto grezzi. A per tratti mi è sembrato di rivedere le tavole, perché a quel tempo i fumetti erano tutti un po' così, non è che c'era in giro chissà che. Mi è sembrato di rivedere le tavole dei primi Superman, dei primi Batman di Bob Kane, che erano dei disegni, questi forse addirittura un pochettino migliori rispetto a quelli di cui vi ho parlato. Comunque non sono granché, ecco, bisogna dire la verità. Le storie invece, a quello che per quel poco che sono riuscito a leggere, perché qui per leggere questo ci vuole praticamente un paio di mesi, perché io non riuscirei mai a leggere tutto quest'albo per poi farne una recensione per tempo, è impossibile. Guardate, ho tantissimo da leggere. Qui è come leggere un libro, praticamente, un romanzo. Ed è scritto molto bene, anche se usa la prosa ovviamente del 48, ecco, bisogna degli anni che furono, che a me piace tanto, tra l'altro. Quindi di questo fumetto mi ha colpito molto le cose che ho letto, mi hanno colpito le cose che ho letto su Wikipedia. Il fatto che sia comunque una bella lettura. Vi faccio vedere, per esempio, la fine, diciamo, di una. È ben fatto, è ben strutturato. È scritto bene, diciamo, c'è molto da leggere, interessantissimo. Diciamo che è una serie che sto scoprendo e che mi intriga, cioè, è intrigante, perché se uno torna con il ricordo al tempo che fu un ragazzino che leggeva questi albetti a striscia, se effettivamente leggeva tutto,
era una cosa molto importante per quel tempo. Tra l'altro, questo personaggio si rifà ovviamente alla scia degli altri personaggi, tipo Capitan Mickey, Piccolo Ranger, diciamo, che uscirono dopo, ma intendevo dire che sono sulla stessa, come dire, l'intento è sempre quello, cioè un personaggio giovane in modo da attirare i lettori giovani del tempo che si potevano identificare con lo stesso personaggio. Ecco, questo è quanto. A questo punto vi posso soltanto aggiungere un qualcosa di cui mi sono accorto leggevo, dando una scorsa su Wikipedia, e cioè che addirittura dal fumetto venne tratto nel 1950 un mediometraggio con lo stesso titolo, Il piccolo sceriffo, diretto da tale Vittorio Sala ed interpretato dai nipoti di Tristano Torelli, che insomma chi ha scritto l'editore, che era l'editore e anche chi scriveva, diciamo, le storie, soggetto e sceneggiatura. Dopo essere stato presentato nella sezione ragazzi dell'undicesima mostra del cinema di Venezia, ebbe una sola proiezione in orario mattutino, il giorno 3 dicembre 1950, presso il cinema Impero di Milano. Attenzione, l'unica copia, perché una copia sola esisteva, sarebbe stata venduta insieme a materiale editoriale inerente al film ai parenti di Torelli, emigrati in Sud America. Il film si considera purtroppo perduto. Ecco, sarebbe interessante sapere che fine abbia fatto. Nel 72 poi ne fu tratto un fotoromanzo sexy, addirittura, edito sul quattordicinale per uomini Caballero della Sepim, il cui editore era il figlio di Tristano Torelli, Guglielmo. Ecco, detto questo, cari amiche e cari amici, mostrandovi ancora alcune immagini, cioè, tratte, diciamo, da alcune tavole tratte dall'interno di questo corposo volume, diciamo, e nonché la bella cover del piccolo sceriffo d'America, il vostro umile cronista non può far altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del suo cuore. Sperando di aver in qualche maniera soddisfatto il follower o gli appassionati comunque del piccolo sceriffo, augurando un buon proseguimento di domenica e dando l'appuntamento a voi piacendo per il suo prossimo video. Alla prossima.